la terra è quella dei tori da corrida, l'Andalusia. Come Plaza de Toros, Lamborghini ha scelto il circuito Monte Blanco, 4.430 metri, 11 curve a destra e 7 a sinistra. Il rettilineo principale misura quasi un chilometro, quanto basta per raggiungere velocità di punta di tutto rispetto. In Spagna, e dove se non qui per prendere per le corna l'ultimo toro di Sant'Agata Bolognese, la nuova Lamborghini Gallardo LP 570/4 superleggera. Come da tradizione in Lamborghini, nel nome è racchiusa l'essenza di questa fuoriserie. La sigla LP indica la disposizione del motore longitudinale posteriore. 5,70 è la potenza massima sviluppata dal propulsore V10 di 5,2 litri Euro 5 a iniezione diretta stratificata, che ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 del 20% a 319 grammi chilometro, pur guadagnando 10 cavalli in più della Gallardo base. 4 è il numero delle ruote motrici, ovvero trazione integrale permanente con un giunto viscoso centrale e un differenziale posteriore autobloccante al 45%. Superleggera identifica i modelli più prestazionali, quelli cioè sottoposti a una rigida cura dimagrante. In questo caso la Gallardo ha perso 70 kg per un peso forma di 1340 kg a secco. Per fare una supersportiva i cavalli non bastano, ci vuole anche il peso. Meno ce n'è e meglio è. Per questo Lamborghini ha fatto largo uso di carbonio, sia all'esterno che all'interno, per fare della superleggera una macchina veramente sportiva. Il design che ne deriva è puro, essenziale, all'insegna della potenza e della massima nitidezza scultorea, senza orpelli, studiato nella Galleria del Vento per la migliore resa aerodinamica. Il nuovo frontale, con prese d'aria maggiorate dal design trapezoidale, aumenta la portata d'aria ai radiatori e consente una maggiore deportanza all'avantreno, insieme alle minigonne e al fondopiatto. Per equilibrare il carico aerodinamico, sul posteriore è stata montata un'ala fissa, sempre in carbonio. Il lunotto posteriore, i finestrini laterali e la parte centrale del cofano motore sono in policarbonato. I componenti in fibra di carbonio hanno contribuito per 40 dei 70 kg di riduzione del peso complessivo della Gallardo superleggera, senza rinunciare al comfort. Ci sono climatizzatore, alzacristalli elettrici e soprattutto alla sicurezza. Cinture a 4 punti, estintore, telaio space frame di alluminio e gabbia protettiva on-track tubular frame unit sono di serie. Altri 13 kg si risparmiano grazie ai cerchi da 19 pollici in alluminio forgiato che calzano i nuovi pneumatici Pirelli P0 Corsa. L'impianto frenante carboceranico, aperto come optional, permette di risparmiare altri 12 kg. All'interno il rivestimento del tunnel centrale, il pannello porta e la plancia comandi del cambio robotizzato e-gear sono in fibra di carbonio, oltre che naturalmente ai gusci dei sedili sportivi rivestiti in alcantara, più leggera della pelle. Risultato? Più che un toro, la superleggera sembra un missile terra-aria, lungo 4,39 m, largo 1,90 m e alto, o forse meglio dire basso, 1,17 m. Ma visto che i numeri sono così importanti, facciamo due conti. 1410 kg è il peso della Gallardo Coupé LP 560. Qui se ne sono stati tolti 70 kg, per cui il rapporto peso-potenza è diventato di 2,35 cavalli, scusate, chilogrammi per cavallo. È come dire, prendo un cavallo, gli metto il morso, le briglie e basta, e lo lancio al galoppo. Ecco, moltiplicate per 570 e otterrete la nuova Gallardo superleggera. Da 0 a 100 km orari in appena 3 secondi e 4. A 200 orari si arriva in 10 secondi e 2. La superleggera può raggiungere la velocità massima di 325 km l'ora, ma ci vorrebbe il rettilineo di Monza per verificarlo, e quindi ci fidiamo della scheda tecnica. Lo schema a sospensione deriva direttamente dal mondo delle corse. Il collegamento delle ruote è realizzato con doppi bracci in alluminio. Gli ammortizzatori e le barre antirollio sono stati sviluppati con una taratura specifica per ottenere il pieno sfruttamento delle potenzialità dinamiche. Nessun altro modello della gamma Gallardo è così race-oriented, frutto anche delle esperienze maturate con la Gallardo Super Trofeo, la formula monomarca più veloce del mondo. Il cambio robotizzato a 6 marce e-gear permette di effettuare le cambiate con le due leve poste dietro al volante. La funzione Thrust Mode assicura partenze al fulmicotone.
Accelerando fino a 5.000 giri con il piede sinistro sul freno, si parte come lanciati da una fionda, con il minimo pattinamento possibile delle ruote. Beh, ho sempre sognato di fare il torero, almeno per un giorno. Ah, dimenticavo, per togliersi lo sfizio ci vogliono 210.000 euro.